Il programma è realizzato con il sostegno della Banca Popolare del Cassinate. Terra, maglia numero 5, Ian Belmani, maglia numero 6, Paolino Mercurio, maglia numero 7, Luigi Lucchese, maglia numero 8, Raffaele Corsale, maglia numero 9, Franco Calcagni, maglia numero 10, Lorenzo Radu, maglia numero 11, Antonio Giglio. Amici sportivi, buongiorno, è sempre Gianni Ranaldi che parla dei microfoni di Mediacentro TV, qui oggi a Gino Salvetti, sotto un'atmosfera tipicamente autunnale. Il Cassino si accinge ad incontrare il Podgora. Cassino, dopo oggi è la decima giornata del campionato regionale di eccellenza Girone D, e dopo la convincente e a tratti entusiasmante partita di domenica contro il Sempreviso, il Cassino si è imposto con un perentorio 3-1 e che, dopo essere andata in svantaggio, capitolava sotto i colpi di Calcagni e Giglio. Il Sempreviso si è difesa alla grande, ma non c'era nulla da fare contro un Cassino deciso a portare via i 3 punti. Bene, dicevamo, decima giornata, intanto i preparativi sono in corso, quasi è tutto pronto per quanto riguarda le formazioni che adesso vi elencherò, e mi accingo a darvi quella del Podgora. Podgora all'ordine del signor Pozzi di Roma 1, schiera la seconda formazione: Di Mario, Di Matteo, Dadu, Lauteri, Arduini, Persia, Leggiri, Souma, Schiavon, San Germano e Terrazzino. A disposizione di Ruggeri, allenatore, ci sarà Viscusi, Porcelli, Palluotto, Lizio, Di Fazio, Cifra e Agostini. Il Cassino invece schiera Agostini, Di Vito, Santilli, Terra, Belmani, Mercurio, Lucchese, Corsale, Calcagna, Radi e Giglio. A disposizione dell'allenatore Grossi, il dodicesimo sarà Parravano, poi Oriente, Gennari, Pirollo, Valli, Perrotto e Prisco. Inizia in questo istante la gara, il Cassino in tenuta completa bianca, mentre per obbligo di ospitalità il Podgora si è schierata con la maglia azzurra, interamente azzurra, e quindi è il Cassino che adesso c'è un rinvio di un giocatore del Podgora, quindi quando siamo a 30 secondi all'inizio della partita il Cassino usufruisce di un fallo laterale, palla sui piedi di Terra, capitan Terra, poi c'è uno scambio fra Terra e Mercurio, scusate, il Podgora in possesso di palla, cerca il suggerimento il numero 6, Persia, per un compagno, viene fermato dal numero 4 del Cassino, è precisamente il capitano Terra. Suggerimento per il numero 7, la giri, poi si appoggia al suo compagno Di Matteo, perdono palla e praticamente è Belmani che sbaglia a sua volta, Mercurio di testa, Leggeri in possesso di palla, suggerisce per il numero 6 Persia, ancora Terra, perde palla Terra al limite dell'area, all'indietro il Podgora, poi di testa libera Mercurio, in vantaggio Santilli sul capitano Di Matteo del Podgora, ed è un fallo di fondo a favore del Cassino.
dicevamo, alla decima giornata la classifica è la seguente: guida la classifica il Colleferro con 24 punti, poi il Cassino solitario in seconda posizione con 19, poi 17 punti Serpentaria, Nuova Itri e Lariano, 16 punti al Valonga, 14 Morolo, 12 insieme al Nettuno, il Monte San Giovanni Campani, il Gaeta, 10 appunto il Podgora, poi 9 punti Minturno, Audace San Vito, Artena e Pomezia, 8 punti sempre Pisa, Roccasecca con 7 punti e fanalino di coda è la Boville Ernica. Rientriamo in cronaca diretta ed è il portiere Di Mario che rimetterà in gioco. Calcia lunghissimo, salta bene di testa Capitan Terra, quindi fallo laterale a favore degli azzurri del Podgora. Le squadre prendono la misura, si stanno studiando, c'è un fallo commesso da un giocatore del Podgora, nulla di fatto, la palla va fuori, si inizia già con evidenti perdite di tempo da parte del Podgora. D'altronde speriamo che l'arbitro signor Pozzi di Roma 1, coadiuvato dai signori Anselmo e Robustelli rispettivamente di Roma 2, delle sezioni di Roma 2 e di Albano Laziale, non permettano queste perdite di tempo inutili che potrebbe condizionare l'intera partita. C'è un giocatore a terra, non sappiamo che cosa sia successo, forse c'è stato un si sono toccati, vedo che c'è Calcagni che sta spiegando, ma il giocatore intanto è a terra. È evidente che i giocatori del Podgora portare via un risultato qui dal Gino Salvetti, comunque è un motivo, fa bene sia la classifica ed è anche un motivo d'orgoglio. Vediamo che il giocatore è ancora a terra, non sappiamo che cosa è successo, anche perché l'azione, il pallone stava in tutt'altra parte del campo. Gioco fermo, il giocatore si è rialzato, vediamo che non si tratta di nulla di grave. Intanto i minuti trascorrono, se la prende con calma, sta facendo una bella passeggiata sul tappeto verde del Gino Salvetti, si tratta del numero 6 Persia. Pallone in possesso di Agostini, poi Terra, avanza palla a piede Capitan Terra, Corsale, Mercurio a cercare Di Vito, viene deviata la palla da un giocatore del Podgora, quindi c'è una punizione addirittura a favore del Cassino. Rettifica la posizione della sfera il signor Pozzi, Corsale che chiama lo schema, batte in questo, parte il tiro, c'è una deviazione di Giglio che aveva reclamato anche un sospetto deviazione di
di un giocatore del Podgora, ma l'arbitro evidentemente non ha ritenuto opportuno tenere in considerazione questa lamentela di Giglio. Si riparte terra corsale a cercare Giglio. Giglio pronto per il tiro, poi riesce solo a colpire l'esterno del palo, la destra del portiere Di Mario. Quindi nulla di fatto, si riparte. Capitan Di Matteo all'indietro per il suo compagno di squadra. Riesce comunque il numero 11 Terrazzino, poi svetta Giglio, Santilli riesce comunque a crossare, troppo alto per Radu che non riesce a deviare. Tra i ragazzi di Lega schierati, il Cassino schiera Di Vito classe 96, Santilli classe 96, Belmani 95 e Radu 97, mentre il Podgora schiera Dadu 95, Leggiri 97, Schiavon 96 e San Germano 96. Ancora il Cassino in possesso di palla, si riprende con terra, poi Di Vito direttamente fra le braccia del portiere Di Mario. Fallo laterale, si riparte. Suggerimento in avanti per un giocatore del Podgora, poi corsale. Punizione a favore del Cassino. Corsale, scambio con Belmani, poi all'esterno buono questo aggancio, si fa da parte per permettere a Calcagna di calciare, ma è anticipato da un avversario. Poi il capitano Di Matteo si riparte con il Podgora in possesso di palla, manda direttamente fuori Belmani. Corsale, Belmani si libera bene del numero 8 che manda in fallo laterale direttamente, e Santilli si appoggia a Radu che fa la spola fra la fascia destra e la fascia sinistra proprio per non dare riferimento continuo all'avversario. Undici minuti trascorsi dall'inizio della gara, 0-0 fra il Cassino e il Podgora. Corsale a cercare Calcagni, libera un difensore azzurro, Radu che viene messo a terra con una spallata, ma non ravvede il signor Pozzi gli estremi per di una punizione. Corsale sull'esterno a Santilli, Belmani, Radu ancora a terra, punizione a favore del Cassino. Belmani e punizione ancora a favore del Cassino. L'autore dell'intervento è stato Leggiri. Corsale
sulla palla. Parte in questo momento il tiro di Corsale, devia di testa Giglio, ma la palla va oltre la traversa della porta difesa da Di Mario. Santilli, Belmanì all'indietro, Agostini, Radu, ancora a terra Radu, fallo laterale, Santilli viene spinto da Tergo, Gigli, Corsale non controlla bene Calcagni, quindi tocca con il braccio la sfera e pertanto il signor Pozzi ordina una punizione a favore del Podgora. Direttamente il portiere di testa a terra, colpisce male la sfera il difensore del Arduini, si tratta di Arduini, parte già il tiro, non c'è controllo e riparte con Arduini appunto il Podgora. Viene fermato intanto da Di Vito, guadagna un fallo laterale. Terra, il ritmo è abbastanza blando, c'è bisogno di evidentemente di accelerare. Adesso c'è la possibilità Calcagni di tirare direttamente in rete, non lo fa, preferisce appoggiarsi a un compagno e il Cassino guadagna un fallo laterale. Di Vito direttamente su Lucchese, che oggi è schierato con la maglia numero 7. Ancora un fallo laterale, Radu si libera bene, poi permette a Lucchese di crossare. Ancora nulla di fatto, fallo laterale a favore del Cassino. Respinge la difesa azzurra del Podgora. Corsale, palla deviata, comunque Giglio riesce a imbarronirsi dalla sfera per Santilli, appoggia Santilli, ancora Giglio, perde palla Giglio e viene anche ammonito nell'occasione, quindi prima ammonizione per la punta del Cassino, Giglio, che prende per la maglia il proprio avversario, costringendo appunto il signor Pozzi direttamente fuori. Intanto sono trascorsi 16 minuti dall'inizio della gara, 0-0 fra il Cassino e il Podgora. Mercurio di testa bene Giglio, ottiene una punizione. Belmanì, punizione già calciata, all'indietro per Santilli.
Corsale, Santilli, Corsale, Belmanì supera l'avversario, poi viene messo a terra, ma nulla di fatto per Lucchese. Corsale a cercare Giglio, colpisce di testa, ma è debole la deviazione e quindi la palla va direttamente fra le braccia di Di Mario. Intanto si è ripreso il gioco, all'indietro Di Mario ancora calcia terra Radu, anticipato da un avversario, poi Di Matteo, Radu all'indietro, Di Vito ancora all'indietro per il portiere Agostini, Mercurio in linea orizzontale con terra, Lucchese ancora terra, Belmanì da lontano da circa 35 metri lascia partire un bolide sfortunato questo ragazzo, con la sfera lambisce, che lambisce il palo alla destra del portiere Di Mario. Primo grosso pericolo per la porta del Podgora. Riparte con Corsale, regista della squadra. Dai suoi piedi partono tutti i suggerimenti, la gran parte dei suggerimenti. Ancora terra, scambio con un compagno, con Lucchese, terra, Giglio. Non si intendono Di Vito con il proprio compagno, no, si tratta di Lucchese, Di Vito, ho detto bene. Ventesimo minuto del primo tempo, 0-0 qui al Gino Salvetti di Cassino. Accenno di una manovra offensiva da parte del Podgora. Mercurio, Calcagni, Radu, Calcagni, Giglio, Lucchese all'indietro per Corsale, Corsale su Di Vito, cross a centro, deviazione di testa del bravo Giglio, che viene anche fatto oggetto di ostruzionismo, ma comunque è riuscito di testa a deviare in porta colpendo in pieno la traversa. Cassino, la forza offensiva del Cassino sta prendendo forma. Santilli perde la scarpa, il Radu. Da lontano, primo tiro in porta da parte dei giocatori Podgora, ma non Agostini. Belmanì, Radu comunque senza scarpa riesce a crossare
Cassino intanto in 10 uomini in attesa che riesce a indossare la scarpetta Radu. Soumak, Di Matteo, Arduini, aggancia bene Mercurio, ancora Soumak e c'è la posizione di fuorigioco del numero 9 del Podgora, si tratta di Schiavon. È rientrato in campo intanto Radu, Corsale, Calcagni, di petto, controlla bene di petto, poi di tacco serve Santilli, riesce a crossare. Parte il Cassino, Schiavon, no, si tratta di Terrazzino, scusate, Soumak, si appoggia ad Arduini, poi cerca di crossare al centro e Agostini controlla bene, attende che i suoi compagni si stendano. Poi preferisce servire con le mani terra, Lucchese, Corsale, Radu, Belmani, sbaglia Belmani, poi riesce comunque a impossessarsi dalla palla, Giglio cerca Di Vito, Corsale a centro, controlla di petto da parte del centravanti del Cassino, Calcagni, ancora Lucchese a cercare i suoi compagni di squadra, nulla di fatto, respinge il pallone un giocatore Podgora, poi Corsale, Di Vito ancora a centro per Giglio, Santilli sta premendo il Cassino cercando il gol del vantaggio, Belmani scambio con Radu, Santilli, non serve Radu ma viene anticipato, vediamo che il direttore di gara Pozzi riprende il capitano, evidentemente ha commesso qualcosa, comunque Santilli viene atterrato, sulla palla Corsale, si schierano in aria i giocatori del Cassino controllati dalla difesa del Podgora, ognuno prende le marcature, c'è un giocatore a terra ma non ci è sembrato vi fosse fallo. E si riprende con Di Mario,
respinge terra, lungo rinvio di un difensore del Podgora, poi Mercurio manda direttamente in fallo laterale. Santilli, Belmanì, si libera bene Belmanì. Belmanì. Passaggio errato, c'è un fuorigioco del numero 11 Terrazzino dopo che Belmanì ha sbagliato un suggerimento per un proprio compagno, Lucchese. Di Vito, Corsale, Belmanì, Radu, Corsale, intercetta un difensore con la schiena e riparte il Podgora. Ancora un fuorigioco da parte del un giocatore del Podgora, prontamente visto dal signor Anselmo, primo assistente del signor Pozzi. Santilli, buona la gara fino a questo momento di Santilli, poi c'è Radu. Santilli riesce ad aggirare i compagni, gli avversari. Esce fuori la sfera, quindi fallo laterale a favore degli azzurri. Intanto ...29 minuti trascorsi dall'inizio della gara, 0-0 qui a Gino Salvedo, fra il Gino Salvedi, fra il Cassino e il Podgora. Per coloro i quali si fossero messi in ascolto solo in questo momento, stiamo trasmettendo la telecronaca della gara di calcio fra il Cassino e il Podgora, valevole per la 10ª giornata del campionato di eccellenza laziale, girone B. Ruba palla a Belmanì, ma manda in fallo laterale. Si riparte con Corsale che cerca manda in fallo laterale direttamente il portiere che era uscito fuori aria. In attacco ancora il Cassino. Deviazione. Viene murata la palla Corsale, Santilli, poi tira direttamente in porta, per poco non sorprende il portiere Di Mario. Bella questa conclusione del giovane Santilli. Di testa a terra risponde Di Matteo sempre, poi Corsale. Calcagni si appoggia all'indietro per Corsale. Si difende bene il Podgora che ha eretto un vero e proprio muro davanti a Di Mario
capitan Di Matteo, Corsale. Per Giglio, pescato in fuorigioco e pertanto nulla di fatto. Intanto ci avviciniamo verso la fine del primo tempo, anche se mancano ancora 11 minuti, 11-12 minuti. Lucchese, Corsale, ancora Lucchese e punizione a favore del Cassino. Santilli crossa bene e poi cerca la deviazione di testa. Giglio, che per la seconda volta si lamenta con l'arbitro che viene trattenuto, ma deve stare attento Antonio Giglio perché è stato ammonito, quindi attenzione con le proteste. Comunque ancora una, la quarta occasione da gol per il Cassino, che si fa del un inutile ostruzionismo e il signor Pozzi abbocca con facilità. Intanto si perde tempo e questo è l'obiettivo del Podgora. È chiaro che le squadre di media classifica, quando incontrano il Cassino, non cercano di colpire di contropiede, ma non hanno la statura per imporre il proprio gioco, eccetto per qualche squadra che abbiamo visto qui a Cassino. E ancora Corsale per Lucchese, che intanto è stato spostato qui sotto le tribune sulla fascia sinistra. Mercurio, terra, Belmani, Corsale, terra a cercare Calcagni, Lucchese, poggiano indietro per Santilli, Radu, Lucchese, Santilli si libera bene dell'avversario, anche del secondo, e poi serve Lucchese, cross al centro, arriva prima il portiere Di Mario. Rinvio lungo di Di Mario, respinge di testa Capitan Terra. Palla che va direttamente in fallo laterale. Terra, Corsale. Buona occasione per il Cassino, lunga la suggerimento per Calcagni e si riparte con Capitan Di Matteo. Guadagna un buon pallone Radu. Calcia direttamente Giglio da fuori aria, ferma la sfera il portiere Di Mario. 37esimo del primo tempo, 0-0 fra il Cassino e il Podgora. Terra, si destreggia bene Santilli, ottima la prova fino a questo momento del giovane Santilli.
Corsale per Belmanì, palla a piede Belmanì per Lucchese, Corsale, Mercurio preferisce appoggiarsi al portiere Agostini che gli riserve la palla. Santilli fuori, c'è stato in questo primo tempo qualche emozione, ma non vediamo la squadra brillante che abbiamo visto domenica. Ma d'altronde quando si gioca in casa si fa fatica. Visto che gli avversari si chiudono e reggono un vero e proprio muro davanti al portiere, ai portieri. Ed eccolo Corsale ancora da posizione giusta. Viene respinta la palla e non è lesto Calcagna ad approfittare per ribattere a rete. Terra. Di Vito, Radu, Di Vito che manda la palla in una zona sprovvista di maglie bianche. Di Matteo, capitano Di Matteo. Ed è bravo Mercurio ad intercettare la palla, non farsi scavalcare. Si continua a perdere tempo e il Podgora chiaramente cerca di approfittare per qualche azione. Vediamo un giocatore a terra in una zona lontana dall'azione. Bah, sembrano addestrati bene questi del Podgora a perdere del tempo e fare ostruzionismo. Addirittura entrano in campo i barellieri. Intanto vanno a rinfrescarsi i giocatori del Cassino presso la panchina, la propria panchina, laddove mister Grossi dà disposizioni. Viene addirittura portato fuori in barella il giocatore del Podgora. Non ci è sembrato di assistere a uno scontro, quindi sappiamo di che si tratta. Momentaneamente il Podgora in 10. Corsale, Lucchese, Santilli, cross a centro per Calcagni. Ci è sembrato di vedere una deviazione, infatti c'è il primo calcio d'angolo per il Cassino. C'è una sostituzione nelle file del
entra il 16 al posto del, ci sembra, dell'infortunato, il numero 10. Si tratta del di Fazio. Per poco il Cassino non va in vantaggio, sfortunato in questa azione, peccato. Ma il collaboratore, no, si tratta di fallo laterale, di fallo di fondo. Quindi dicevamo, il non vedremo più in campo per il Podgora San Germano. Altra grossa occasione per il Cassino, dando il Corsale, manda direttamente lungo il suo suggerimento per Giglio. Ancora il Cassino in attacco. Dovrà recuperare 3 minuti il signor Pozzi. Corsale. Belmanì, Corsale, Lucchese. Ed è proprio il numero 16 di Fazio, il nuovo entrato. Punizione a favore del Cassino. Corsale. Terra, rimette a centro, c'è, ed è gol, viene annullato, bellissima questa rete di Giglio, ma il signor Pozzi aveva fischiato qualche attimo prima, non riusciamo a capire perché, evidentemente c'è stato un fallo di qualche giocatore del Cassino ai danni di della difesa del Podgora. Ancora una punizione a favore del Cassino. Corsale. Ancora 2 minuti alla fine del primo tempo, stiamo in pieno recupero. Teso questa volta il pallone da lontano, Radu manda alto sulla traversa della porta difesa da Di Mario. Trenta secondi al termine del primo tempo. Santilli direttamente, scambia con Corsale, poi manda direttamente in aria.
Saumac che si appoggia. Vediamo che intanto il giocatore che rimane sulla barella viene soccorso, e in questo istante il signor Pozzi manda tutti negli spogliatoi. È 0-0 fra il Cassino e il Podgora. Comunque non si tratta di San Germano, ma bensì dovrebbe essere. Adesso chiederemo qual è il giocatore che si è infortunato, che è uscito, e ve ne daremo i dettagli all'inizio del secondo tempo. Bene, è tutto qui dal Gino Salvede per adesso, ci risentiamo alla ripresa del gioco. Linea d'energia. Abbiamo concentrato i nostri sforzi per crescere con voi. Vivete con noi la magica avventura della televisione. Media Centro, la televisione di Cassino e del Cassinate. Amici sportivi, sta per iniziare il secondo tempo qui al Gino Salvede di Cassino fra il Cassino e il Podgora. 0-0 il risultato del primo tempo, e quindi speriamo che il Cassino riesca a sbloccare il risultato. Tutto è pronto. Il signor Pozzi sta consultando il suo cronometro, e in questo istante inizia il secondo tempo fra il Cassino e il Podgora. Il Cassino è ritornato in campo con lo stesso schieramento. Vi ricordiamo che nelle file del Podgora c'è stato un cambio di giocatore, entrato Di Fazio al posto di Schiavon al 43esimo del primo tempo. La ragione per cui è stato effettuato il cambio, abbiamo visto il giocatore che non stava nell'azione di gioco, è stato praticamente, si è accasciato a terra, dopodiché ha chiesto la sostituzione. Comunque poi, con l'intervento del dottore del Cassino, evidentemente non si trattava di nulla di grave, ha raggiunto gli spogliatoi con autonomamente, pertanto pensiamo che non ci sia nulla di grave. In questo momento vediamo anche Mattia Perrotti che si sta riscaldando. Evidentemente nell'intenzione degli mister Grossi di farlo entrare nel corso del secondo tempo. Entriamo in cronaca diretta, è 1 minuto e 42 secondi all'inizio del secondo tempo. Il Cassino avanza il Podgora con un suggerimento che va direttamente nelle braccia del portiere Agostini. Sicuramente il mister Grossi avrà dato disposizioni circa l'atteggiamento che la squadra dovrà tenere nel corso del secondo tempo. Belmanì si appoggia a Santilli, Santilli si libera dell'uomo, poi ancora scambio con Belmanì, anticipato. Calcagni per la corrente, Radu che non riesce a controllare la sfera. Bravo Radu, recupera un bel pallone di Vito, poi Belmanì, sovrapposizione di Vito, poi preferisce girare a Corsale. Ancora interruzione di gioco.
chiaramente vedremo un secondo tempo che sicuramente si giocherà poco, si è rifatto dopo le grida strazianti di dolore di questo giocatore che si è accasciato a terra, ma non si trattava assolutamente di nulla di grave. Di Mario, Mercurio di testa corsale, Podgora avanza palla al piede con il giocatore Soumuk, poi primo calcio d'angolo a favore del Podgora, pari anche per quanto riguarda i calcio d'angoli. Perde del tempo anche per quanto riguarda il calcio d'angolo, dovrebbe essere più di polso il signor Pozzi ad ordinare che le manovre vengano eseguite con una certa rapidità. Fallo laterale e punizione a favore del Podgora. Sulla palla il numero 5 Arduini. Parte in questo momento Arduini, calcia, poi respinge Mercurio, scusate. Calcagni, poi Giglio, perde palla Giglio, terra, preferisce appoggiarsi al proprio portiere Agostini. Mercurio avanza, palla al piede, Santilli a centro, ma intercetta un giocatore del Podgora. Salta bene il numero 3 Dadu, si fa un tantino più intraprendente il Podgora. Anche perché Cassino nel primo tempo comunque ha speso più energia e quindi l'atteggiamento tattico di Luceri, allenatore del Podgora. Calcagni all'indietro di testa, nulla di fatto, Belmanì, Calcagni, Radu, due avversari su Radu, perde palla Radu. Terra, corsale, tutto il Podgora nella propria metà campo, quindi non è facile trovare varchi per c'è un alleggerimento, un suggerimento in aria, ancora il Podgora in possesso di palla ed è San Germano, crossa in aria, ancora controlla San Germano che preferisce mandare la palla direttamente in fallo laterale. Raramente si affaccia la squadra pontina nell'area del Cassino. Ed è il nuovo entrato
il numero 16 di Fazio viene contrastato un giocatore del Cassino e quindi fallo laterale. Entra per il Cassino, c'è un cambio, entra, esce il numero 5, esce il numero 5 Belmani ed entra Prisco, Daniele Prisco, giocatore che tante volte ha risolto per il Cassino il risultato. Quindi non vedremo più secondo calcio d'angolo a favore del Podgora. Parte in questo momento il tiro, nulla di fatto, la palla scivola in fallo laterale. Quindi il Cassino ha cambiato un giocatore, si tratta di Belmani ed è entrato Daniele Prisco. Come avevamo già accennato, vediamo il Podgora più intraprendente questo secondo tempo. Ed è Agostini a rimettere in azione la gara, ancora un giocatore per terra, vediamo che effettivamente si sta esagerando, non c'è assolutamente apparso che ci fosse un fallo di questo su Dado che ricorre a questi stratagemmi. Ancora un cambio, esce Calcagni, entra Mattia Perrotti. Quindi due delle sostituzioni nelle file del Cassino, entra Perrotti al posto di Calcagni, punizione ai danni di Giglio. Si perde del tempo, è inutile, ma devono essere anche intelligenti e furbi i giocatori del Cassino, che avranno capito che l'arbitro abbocca questi atteggiamenti di ostruzionismo. Ed eccolo la possibilità, gol! Gol! Ernesto Terra per il Cassino, il capitano del Cassino, colpisce bene di testa e porta in vantaggio il Cassino. Quando siamo giunti al dodicesimo del secondo tempo, Cassino in vantaggio. Del secondo tempo, Cassino in vantaggio. Doppia la rete con la maglia numero 4. Ernesto Terra! Quindi il Cassino si porta in vantaggio, meritatamente, anche perché alla luce di quanto ha fatto vedere nel primo tempo mancava solo la rete, ma l'approccio alla rete era già giunto in parecchie occasioni. Capitan Terra che ha seguito l'azione ed è stato bravo a sfruttare
con un colpo di testa l'occasione, portando in vantaggio meritatamente, lo ripetiamo, il Cassino. Adesso sicuramente assisteremo a un'altra gara, laddove il Podgora cesserà di fare ostruzionismo e si potrà assistere a un gioco più fluido e brillante. Era nell'aria il gol per il Cassino, che già nel primo tempo aveva avuto circa 4 occasioni per portarsi in vantaggio. Azione pericolosa del Podgora. Quindi al 12° del secondo tempo Capitan Terra porta in vantaggio gli azzurri del Cassino, oggi schierati con la maglia bianca per dovere di ospitalità. Si riparte con Agostino, colpo di testa di Giglio, poi Radu che si sta riprendendo bene. C'è una punizione a favore del Podgora per guadagnare un uomo in più. Chiaramente sfruttano anche l'avanzata del portiere. Occasione per il Podgora. Preferisce Terra con l'esterno destro a mandare direttamente in corner, quindi un corner a favore del Podgora, e sono 3 i calcio d'angolo a favore del Podgora. Calcia improvvisamente il numero 11 Terrazzino per il Podgora, difende bene la palla e una sfera di sole adesso illumina il Gino Salvetti. Come avevamo previsto, in occasione viene ammonito Terra. Era arrivato in leggero ritardo sull'avversario, ma non ci è apparso assolutamente un fallo da ammonizione. Come avevamo già previsto, chiaramente il Podgora sta cercando di guadagnare terreno, portando più attacchi alla porta del Cassino. Calcio in questo istante, da dietro colpisce di testa con la palla il numero 6 Persia, con la palla che va oltre di tanto sulla traversa del portiere Agostini. Bisogna stare attenti, dobbiamo fare in modo che il Podgora resti nella propria metà campo. Punizione a favore del Cassino, punizione ai danni di Giglio, ed eccolo all'azione Prisco, aggira bene l'avversario, si affida a Santillo, scambio fra i due, ancora Prisco e Di Vito, accorre, bravo, recupera un bel pallone Di Vito, cross a centro e di testa schiaccia perfettamente Prisco la palla in porta. Forse
è stato troppo preciso a schiacciarla e non a deviarla. È ancora un'occasione per il Cassino, occasione avuta con il bravo Prisco. Esecuzione perfetta del colpo di testa. ...18 minuti trascorsi all'inizio del secondo tempo... ...il Cassino in vantaggio sul Podgora 1-0... ...terra autore della rete per il Cassino al 12° del secondo tempo. Ancora un'ammonizione, si tratta di Santilli... Tre gli ammoniti per il Cassino, Giglio, Terra e Santilli. Ferma il gioco il signor Pozzo. Ci sembra esagerato tutte queste ammonizioni. Si posiziona la sfera per questa punizione, parte in questo momento in aria il tiro. C'è un fuorigioco segnalato, ma è stato comunque bravo Agostini a neutralizzare questo tentativo. Del Podgora. Prisco a cercare Perrotti, ancora Prisco, lo vediamo particolarmente in palla, usufruisce di un suggerimento per Prisco. Lucchese poi tira da fuori area. Tentativo di conclusione da parte di Antonio Giglio, che non indovina lo specchio della porta, ma il tiro comunque era insidioso. Intanto è trascorso circa la metà del secondo tempo. Respinge di testa Terra, si riparte con Mattia che si appoggia a Corsale, ancora Corsale per Santilli, ferma la palla Santilli. Si destreggia Santilli fra tre avversari, poi viene messo giù a terra e quindi il signor Pozzi ordina una punizione a favore del Cassino. Corsale, poi Perrotti cerca la conclusione dal fuori area da circa 20 metri. Terra, Radu, Corsale, controlla bene, all'indietro per Terra, Mercurio, colpo di testa del numero 3 Dadu per il Podgora, poi Corsale, Terra, Radu, Lucchese, Radu, Mattia, Perrotti, Giglio. Conclusione di Giglio. Più sciolto il Cassino.
l'avevamo previsto. Buone queste trame di scambio centrocampo, Corsale con maestria, poi Lucchese, Di Vito, cerca la testa di Giglio, che a sua volta viene anticipato. Intanto vediamo che Luceri sta disponendo per una sostituzione, entrerà il numero 17, si tratta di Cifra. Palla che staziona a centrocampo, Saumac all'indietro per il capitan Di Matteo, poi Arduini, incursione del numero 3. Libera la difesa, però in questo istante siamo stati un po' ingenui. Di testa Radu libera l'area, ancora il Podigoro in avanti, Mattia Perrotti, Radu, riesce ad ottenere un fallo laterale su una palla murata da Radu, fermo il gioco, esce per, l'avevamo accennato, il numero 4 Lautieri. Il Borgo Pongora, il numero 4 Lautieri, prende il suo posto con il numero 17 Cifra. Quindi cambio al 25esimo del secondo tempo. Due i cambi effettuati anche nelle file del Podgora, come il Cassino. Di Matteo, all'indietro per il numero 5 Arduini, a cercare il proprio compagno che colpisce a volo, ma nulla di fatto, quindi sempre 1-0 a favore del Cassino. Come avevamo già accennato, il Podgora, dopo essere andato in svantaggio, imprime più ritmo alla gara cercando il pareggio. Punizione a favore del Cassino, a guadagnarsela la punizione Di Vito, in area Di Vito, punizione a favore del Podgora. 27 minuti trascorsi, vi ricordiamo che stiamo trasmettendo la cronaca della partita di calcio valevole per la decima giornata del campionato regionale di eccellenza Girone B tra il Cassino e il Podgora. Buttano la palla in avanti a cercare l'occasione. Di Vito, di petto Giglio, gira per Mattia Perrotti che non riceve.
punizione a favore del Podgora. Santilli contro il numero 11, Terrazzino, cross in aria, devia la palla, ma giocatore del Podgora. E adesso manca ancora parecchio, ragazzi, bisogna assolutamente riprendere in mano le redini del gioco. Intanto vediamo che si sta riscaldando Francesco Gennari per il Cassino. Di Vito, poi Mattia all'indietro per il portiere Di Mario. Cerca di andare in avanti il Podgora. Punizione, e c'è anche la munizione di Radu. Non ci sembrano assolutamente a centrocampo, fra l'altro, insomma, sono falli tecnici, ma il signor Pozzi li ha visti solo per quanto riguarda i giocatori del Cassino. Il primo tempo ha soprasseduto ancora tentativo del Podgora, palla che va direttamente in fallo di fondo. Agostini, lungo il suo rinvio, di testa Lucchese, punizione, ma non viene ammonito. Corsale sulla sfera. Ci sembra un farmacista il signor Pozzi. Corsale. Di testa vola Di Mario per deviare il colpo di testa di terra, ancora per Rotti. Troppo forte il suo suggerimento. E ancora una buona occasione per il Cassino. Sarebbe cosa migliore se il Cassino chiudesse il risultato, perché il calcio non dà mai niente di certo. Gioco fermo. Persia, Terrazzino, Dadu, Persia, Arduini, San Germano avanza, palla al piede, poi guadagna un bel pallone Saumac all'altezza della bandierina, ed è il Cassino che si impossessa della sfera. Vediamo che Giglio generosamente dà una mano a centrocampo, generoso la sua prova, come d'altronde le sue prestazioni sono sempre all'altezza del nome che porta. Giglio è un grosso giocatore,
anche se nel ruolo che praticamente svolge è sempre oggetto di un trattamento al limite del regolamento. Ancora in attacco il Podgora ed ecco la l'azione Giglio, si libera bene l'avversario, all'indietro per Santilli, calcia lungo Santilli, intanto siamo arrivati al 33° minuto del secondo tempo, il Cassino conduce per una rete a zero con un Podgora che si sta facendo minaccioso, anche perché giustamente sta perdendo e quindi cerca di dare qualcosa di più. Da lontano ci prova il numero 5 Arduini, dieci minuti alla fine della gara, vediamo che Prisco generosamente cerca di interrompere l'azione offensiva del Podgora. Di Vito e poi un fallo a favore del Cassino, fallo laterale. Giglio trattiene palla, ottiene un fallo laterale. Di petto Di Vito al centro, respinge Di Matteo, Santilli, Radu, riesce comunque a calciare in aria, si gira bene Giglio, tenta la conclusione a rete, strappando applausi da parte del pubblico. Intanto non si ferma il tifo da parte dei tifosi del Cassino che continuano ad incitare la squadra. La gara è scaduta un po' di tono, ma non poteva essere altrimenti. Riparte il Cassino con Mattia Perrotti che suggerisce per un buon pallone per Lucchese che si libera dell'avversario, cross al centro e poi ed è Antonio Giglio! Bellissima questa azione del Cassino, bravo Antonio, non si smentisce mai, è il grande giocatore che noi conosciamo, vado ad abbracciare mister Grossi. Quindi 2-0 per il Cassino, lo sapevamo che avrebbe avuto l'occasione buona, il suggerimento da grande artista del calcio gliel'ha dato Perrotti.
Intanto ci ha raggiunto qui in postazione il direttore generale Riccardo Patini, direttore del Cassino, al quale vogliamo chiedere le sue impressioni dal vivo, visto che la gara mancano ancora una manciata di minuti e quindi non è conclusa ancora. Riccardo, come l'hai visto questo Cassino? Un'analisi fra il primo e il secondo tempo, chiaramente. Ma sicuramente siamo partiti bene nel primo tempo, secondo me potevamo essere già in vantaggio nel primo tempo, però poi la squadra giustamente nel secondo tempo ha meritato, le occasioni le abbiamo avute noi contro secondo me una buona squadra, che in questo campionato non è mai facile vincere le partite, perché abbiamo visto fino adesso con la decima giornata che sono tutte squadre organizzate con buone individualità, e quindi se non sei concentrato rischi anche di fare brutta figura. Quindi è stato bravo il mister che ha preparato bene questa partita nei minimi particolari, e penso che adesso a pochi minuti alla fine il risultato dovrebbe essere acquisito. Siamo d'accordissimo con l'analisi del direttore generale. Ricordiamo che il Cassino, fra l'altro, poi mercoledì è impegnato in Coppa Italia, l'ottava di finale, con la partita d'andata con il Trastevere, una squadra romana che è nata, e adesso è Radu che si destreggia bene, poi lascia partire un destro, bravo questo ragazzo che si sta riprendendo, ancora a Giglio, ci sono applausi per i ragazzi di Mister Grossi. Dicevamo, Riccardo, siamo d'accordo con la tua analisi, anche perché oggi la formazione in un certo senso era anche condizionata dal fatto che mercoledì il Cassino è impegnato in un torneo a livello regionale ancora, ma che comunque vuole essere protagonista. Sì, sicuramente dobbiamo pensare anche alle partite di Coppa Italia che noi ci teniamo. Riccardo, scusami, riprendiamo subito la parola, voglio segnalare la sostituzione, entra nelle file del Podgore il numero 14. Podgore esce con il numero 3, da dupla nel suo posto col 14 Palluotto. Allora, il numero 14 entra Palluotto. Che ha sostituito, ci sembra, il numero 11 Terrazzino, il numero 3, scusate, il numero 3, si tratta di Dadu. Quindi sostituzione, terza sostituzione nelle file del Podgora. Dicevamo, Riccardo, che praticamente è questa della Coppa Italia, è una manifestazione dando che dà prestigio a chi vi partecipa, ma non solo, insomma, il Cassino tiene anche a questo torneo. Ma sì, sicuramente sì, perché abbiamo una rosa ampia, quindi il mister può anche pensare a puntare in alto per la Coppa Italia, quindi in questo momento. Scusami, sì. Ancora c'è la sostituzione di Radu che ha fatto un'ottima partita oggi. Radu prende il suo posto con il numero 15 Pirolli. Allora entra, fa l'esordio un giovanissimo, si chiama Pirolli. Aggregato alla prima squadra da solo una settimana. Ci fa piacere questa sostituzione, Riccardo, anche un commento su questo diciamo, atteggiamento del mister, che comunque tiene in considerazione tutti i ragazzi a disposizione del Cassino, chiaramente anche l'Under 18. Ma sì, perché noi abbiamo sicuramente una buona juniores, il mister ha dimostrato adesso questa sostituzione con Pirolli che è un 97, ma sono sicuro che anche altri 3-4 ragazzi che stanno giocando in questo momento nella juniores avranno lo spazio durante il corso della stagione. E allora, come avete sentito dal direttore generale Riccardo Patini, va avanti il progetto del presidente Nicandro Rossi, che ha messo su una compagine veramente forte, brava, e un'equipe fra tecnici, dirigenti e allenatore veramente
che darà grosse soddisfazioni sicuramente a Cassino Calcio. Anche oggi la presenza dei tifosi, c'è stato un certo raffreddamento circa 15 giorni fa, ma dopo il successo di domenica scorsa, come vi abbiamo ricordato all'inizio della nostra telecronaca, ha riportato non solo fiducia ma anche entusiasmo nelle file dei tifosi del Cassino. Quindi si va avanti, il Cassino in attacco, Lucchese. Lucchese che cerca di guadagnare un pallone, c'è un fallo di fondo, quindi nulla di fatto, e pertanto vi dicevamo il progetto del Cassino va avanti, c'è una compagine sicuramente all'altezza della situazione, perché certamente non siamo noi a dover elogiare giocatori come appunto Giglio, Perrotti, lo stesso Calcagni, lo stesso insomma, ma il segreto di questa squadra sicuramente sono i giovani a cui si è affidato Mister Grosso, che sono veramente bravi e costituiscono per il futuro del Cassino veramente una grossa possibilità per portarsi in quei campionati che contano. Bene, siamo quasi agli sgoccioli, siamo a un minuto dalla fine, vediamo che il Cassino in possesso di palla con Di Vito ottiene un fallo laterale, intanto anche un tiepido sole è venuto a salutare questa quasi a certezza del successo di oggi del Cassino. Il Gino Salvete è illuminato da un raggio di sole, veramente bello, mette in risalto il campo, il verde dello stadio Gino Salvete. Tentativo da parte del Podgora di quantomeno portare, segnare per un gol per la bandiera, ma la difesa è sempre molto attenta e scade in questo istante il tempo regolamentare, quindi siamo giunti alla fine della gara, mancano, forse darà qualche minuto di recupero, anche se non ci è sembrato che il secondo tempo si sia perso del tempo, ma certamente questa, come diceva il direttore generale Riccardo Padini, è una squadra niente male in classifica, ha 10 punti e praticamente è appostata a metà classifica, a un tiro di schioppo dalla salvezza matematica. Intanto, se fosse finito oggi il campionato, il Podgora era salvo. Si va avanti, ed è bravo adesso a sventare un tentativo del Podgora, bravissimo Agostini ad anticipare un avversario. Sarebbe un peccato subire un gol, quindi attenzione ragazzi, cerchiamo di rimanere concentrati per questa manciata di secondi che mancano ancora per il fischio finale. Vediamo che l'arbitro si è appostato al centrocampo, di solito è un atteggiamento che i direttori di gare assumono quando sta per terminare la gara. Intanto sono trascorsi un minuto e mezzo di recupero, si gioca ancora con il Podgora che non si mostra assolutamente continua ad attaccare, quindi si tratta di pochi secondi per il Cassino e porta a casa questo risultato che la porterà a 22 punti in classifica generale, chiaramente resterà quantomeno seconda in classifica, anche perché la classifica è c'è il Colleferro con 24 punti e quindi comunque non sappiamo i risultati sugli altri campi, ma continua la cavalcata del Cassino che purtroppo è stata sfortunata in due occasioni. In questi istanti il direttore della gara, signor Pozzi di Roma 1,
fischia il termine della gara mandando tutti negli spogliatoi, e quindi il Cassino, anche questa vittoria è importante per il proseguo del campionato, porta a casa questi tre punti che sono di buon auspicio non solo per il proseguo del campionato ma sicuramente anche per la gara di Coppa Italia di mercoledì. Ed è tutto da Gianni Rinaldi, che vi saluta dallo stadio Gino Salvetti, dandovi appuntamento, se è possibile, la trasferta di Coppa Italia. Siamo in compagnia di Sandro Lucenti, che è l'allenatore del Podgora. Mi sta dando complimenti per la prestazione, può sembrare una parola di circostanza ma non lo è, lo faccio veramente perché sento di dire questo. Obiettivamente abbiamo visto la partita, una bella squadra che si è espressa in un modo, e penso che questa squadra non avrà nessuna difficoltà e sarà un ostacolo per ogni squadra che vi incontrerà. L'analisi di oggi ce la faccio a lei. Beh, intanto i complimenti fanno sempre piacere, però i complimenti non portano punti. Ogni partita che siamo andati ad affrontare noi affrontiamo a viso aperto, anche perché non siamo una squadra che riesce a difendersi, dunque. Però sapevamo la forza del Cassino, è una squadra che punta direttamente al salto di categoria, però è normale, e come ha già detto lei, in campo i valori non è che si sono visti del tutto, però faccio i complimenti ai miei ragazzi perché era più che altro la reazione che volevo vedere. Poi è normale, quando capitano delle occasioni sotto porta il Cassino è cinico, dunque ti viene punito, mentre noi abbiamo avuto le nostre occasioni, specialmente nel secondo tempo, per cercare anche di pareggiare la partita, però purtroppo questo non è stato. Però ripeto, non posso recriminare nulla ai miei, anche perché davanti avevamo una squadra forte, organizzata, ben messa in campo, dunque venire qua e giocare e ricevere, ripeto, i complimenti, anche se i complimenti, ripeto, non portano punti, e giocare la partita a viso aperto contro una corazzata non era facile, dunque sono tranquillo e fiducioso, anche perché ripeto, so quello che i ragazzi mi possono dare, però dobbiamo cercare in tutti i modi, in qualsiasi modo, di portare dei punti fuori, perché in casa, ripeto, è difficile per tutti contro di noi, l'abbiamo dimostrato anche fuori, però purtroppo al minimo errore veniamo puniti. Mister, lei ha parlato di corazzata per quanto riguarda il Cassino, quali sono le altre squadre che lei pensa che possono poi alla fine competere con il Cassino? Beh, il Cassino competere con gli altri? Beh, quello che abbiamo visto, quello che ho incontrato, poi sulla carta è normale, poi la classifica parla chiaro in questo momento, anche se non è definitiva, perché nel girone di ritorno sarà tutt'altro campionato. Per il momento il Colleferro dice la sua ed è primo in classifica, e abbiamo giocato contro l'Alba Longa, anche se vincevamo 1-0 non è stato regalato, non ci è stato dato un rigore a nostro favore, doveva essere 2-0 in casa dell'Alba Longa, però i nomi, i giocatori che ha in rosa sono importanti, per questo dico. Poi domenica abbiamo giocato con il Serpentara, che è venuto, abbiamo fatto una grandissima partita non rischiando nulla, anzi ci è mancato solo il gol. Però ripeto, sono queste le squadre, il Gaeta stesso, poi è normale, alla fine il girone di ritorno dirà tutt'altro, però questo momento credo Alba Longa, Cassino e Colleferro siano al di sopra di tutto. Bene, noi la ringraziamo, rinnoviamo i complimenti e li facciamo gli auguri per il Gaeta. Grazie e complimenti a voi, grazie. 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 In compagnia di Sandro Grosso, intanto complimenti, un'altra vittoria ci siamo dati, perché è una vittoria, le vittorie sono sempre importanti. Questa è una squadra ostica, si è dimostrata una squadra assolutamente non da cuscinetto, ma una squadra che si è venuta qui, ha giocato a viso aperto e che ci ha creato pure non poche difficoltà, solo che il Cassino poteva chiudere il risultato già nel primo tempo con un po' di sfortuna, precipitazione e tutto il resto. Ma sicuramente abbiamo fatto un'ottima partita, soprattutto io ripeto il primo tempo, perché abbiamo speso tantissimo, abbiamo avuto tantissime occasioni e abbiamo fatto bene, molto bene il primo tempo, non siamo riusciti solo a passare in vantaggio, e quello chiaramente ci ha messo un po' di nervosismo addosso, però poi nel secondo tempo siamo rientrati sempre con lo stesso atteggiamento e abbiamo trovato il gol, prima una grossa azione di Radu, bel gol di testa, di terra, e poi il raddoppio meritato di Giglio, perché
Abbiamo avuto già occasione sulla traversa, altre occasioni ancora, perciò sicuramente contro una squadra che è organizzata, che si è difesa tantissimo, soprattutto il primo tempo, però è uscito fuori il carattere, il gioco e la tecnica del Cassino, che sicuramente oggi anche ha fatto una grossa vittoria. Lucente ha parlato di corazzata per quanto riguarda il Cassino, una parola a spendere anche per sti ragazzi, oggi è stato l'esordio. Di Piroldi, Radio ha fatto ragazzo. Bene, Di Vito oggi a Terzino ha fatto una grossa partita. Io credo che tutta la squadra sta crescendo a livello di gioco, a livello fisico, a livello caratteriale. Abbiamo pagato quello che abbiamo pagato perché era una squadra tutta nuova, si sapeva, però adesso questa è una squadra che sa quello che vuole, adesso in campo sa giocare, sa stare in campo e sa vincere, perché le ultime 5 partite abbiamo fatto 4 vittorie e un pareggio, in cui il pareggio sinceramente ancora, c'è molto rammarico ancora dentro di noi, però siamo là, noi dobbiamo pensare a noi stessi e continuare a vincere, poi se sono più bravi gli altri, poi vediamo il 5 maggio. Questo è il campionato, domenica, mercoledì siamo impegnati in Coppa Italia, sì. Una manifestazione che comunque gratifica il Cassino sì. E che tu, io so che tu tieni particolarmente. Ma oggi sì. Anche sei stato molto bravo a miscelare, diciamo, sostituzioni, anche in previsione, lo puoi ammettere, in previsione di quest'altro impegno. Ma sicuramente abbiamo detto dall'inizio che noi la Coppa non la vogliamo abbandonare, se usciamo perché gli altri sono stati più bravi di noi, però mercoledì noi andiamo a giocare a Trastevere con l'intento di fare risultati e di passare il turno, perché ci teniamo, penso ci tiene tutta la società, perché la città, i tifosi, ma anche perché ti dà sempre quella possibilità in più per entrare in Serie D, perché questo è l'obiettivo principale nostro, che ce l'abbiamo sempre nella mente, è quello di andare in Serie D, o tra Coppa Italia, o tra la vittoria del campionato, o vincere i playoff, una delle tre, noi ci dobbiamo arrivare, caro Gianni, lo sai, dall'inizio, ci dobbiamo credere tutti quanti fino alla fine, ci dobbiamo credere tutti quanti e andare avanti così, perché vedo che il gruppo cresce, la squadra cresce e ci credo ancora di più adesso. Il programma è stato realizzato con il sostegno della Banca Popolare del Cassinate. Se il cielo è grigio fuori, fai bene.